Il racconto della cena in Giovanni contiene il segno della lavanda dei piedi. Possiamo quindi entrare nella stanza al piano superiore e leggere questo testo che si trova al 13° capitolo, in particolare tra i versetti da 1 a 20. In questo testo si possono scorgere alcune caratteristiche che vorrei evidenziare così velocemente. Intanto che è giunta l'ora, l'ora della glorificazione. Certamente la cena è in corso e questo segno avviene durante il pasto. Lascia tutti muti perché è un segno fuori posto, ma Pietro ci aiuta a comprenderne il gesto. Signore, tu lavi i piedi a me? Certamente. Solo Gesù poteva donarci il suo status compiendo appunto un gesto di elevazione di tutti i commensali. Dona a tutti la possibilità di essere suoi inviati e annuncia il grado di ferocia che ci sarà contro di lui. Certamente, attraverso il segno, compie la comunione con lui e il suo spirito, come linfa, vitalizzerà la Chiesa. Thank you.
Nel Vangelo di Giovanni, il racconto della crocifissione contiene un aspetto particolare legato al titolo della croce, l'iscrizione che Pilato fece comporre appunto per mettere sopra la croce di Gesù. Su questa croce viene scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. In questa fase sono lontane le urla del crocifiggilo, resta soltanto l'ultimo atto e certamente questo titolo, che è diventato un unicum nei Vangeli, è conservato attraverso una preziosa reliquia a Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. È il primo giorno della settimana, così Giovanni introduce il racconto della resurrezione, che all'interno del capitolo 20 racchiude diverse scene. Mi preme sottolinearne soltanto alcune che riguardano in particolare il riconoscimento alla Maddalena. Certamente ci colpisce di questo testo alcuni passaggi, certamente il dialogo, donna, perché piangi? Certamente la realtà storica era questa, quella del pianto, ma il riconoscimento al suono della voce come Gesù, il Maestro mio, apre a una prospettiva nuova, la testimonianza. Ho visto il Signore.